al presidente Putin, abbiamo una folta comunità di origine italiana che è in sofferenza come tutta la popolazione venezuelana, quindi siamo estremamente sensibili a quello che sta accadendo in Venezuela. Se mi permettete, anche qui la posizione italiana non ha dovuto registrare variazioni o assestamenti o approssimazioni di sorta. È stata molto chiara sin dall'inizio. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che da sempre, insieme alla comunità, agli Stati membri, altri Stati membri della Unione Europea, non abbiamo ritenuto che le elezioni presidenziali si fossero svolte in termini credibili e sulla base delle piene condizioni democratiche. Quindi per questo non abbiamo riconosciuto Maduro come presidente. Allo stesso tempo però abbiamo nutrito delle perplessità di fronte alla sollecitazione e alla proclamazione